Sono in compagnia del direttore di ViviCentro, Mario Vollano. Abbiamo, direttore, iniziato con te questa bella rubrica sul Perugia. Abbiamo iniziato con un parallelismo con la Juve Stabia, visto che dalla Campania seguiamo la Juve Stabia, un po' leader sulla Juve Stabia ViviCentro, però stiamo cercando questo nuovo progetto anche sul Perugia. E quindi ti chiedo innanzitutto, come è iniziato il campionato, seguendo sempre questo parallelismo per le due squadre, direttore? Buonasera Carmine, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, dire c'è questo filo conduttore fra Perugia e Juve Stabia, vuoi perché grazie, diciamo, a te adesso iniziamo a seguire anche il Perugia, tu sei il nostro referente per la squadra Umbra, però sappiamo che nel recente passato c'è stato Fabio Casetti che è stato protagonista sicuramente a Castellammare con la promozione nel 2019, con 2019, nel campionato 2018-2019 con il primo posto, in quel caso una cavalcata possiamo dire, quindi che è entrata nella storia della Juve Stabia. Poi ecco, guardando un po' l'organico anche attuale del Perugia, ci sono tanti giocatori che hanno calcato il campo con la maglia della Juve Stabia, mi viene da pensare a Crialese, da Elia, a Burrai, quindi diciamo che c'è questo legame. Per quanto riguarda, diciamo, un po' le premesse, il Perugia è retrocesso come la Juve Stabia l'anno scorso, anche se il Perugia aveva fatto diversi campionati in Serie B, poi una scellerata gestione anche del Perugia del post-lockdown ha creato questa, diciamo, questo problema con questa retrocessione, così come per la Juve Stabia, anche se la Juve Stabia era neopromossa. Diciamo che il Perugia quest'anno è iniziato con un'idea diversa rispetto alla Juve Stabia, cioè mentre il Perugia vuole ritornare subito in Serie B, e l'ha fatto vedere anche con la campagna acquisti, chi acquista Burrai già dice voglio salire di categoria. Certo non sarà facile perché non è detto che acquistando i calciatori poi i risultati vengono, e qui si inserisce un po' il discorso vedendo un po' l'inizio di questa stagione con qualche risultato, soprattutto in campionato così così, perché se andiamo a vedere dopo la vittoria con l'Ascoli in Coppa Italia che faceva ben sperare un po' ai tifosi umbri, poi sono arrivati dei risultati non certo all'altezza della rosa, soprattutto l'ultimo, quello con il Mantova, questa malita, questo 5-1 non rende giustizia agli sforzi di Santo Padre e diciamo, ci dispiace per l'affetto che possiamo mostrare nei confronti di Fabio Caserta. E diciamo sicuramente sotto osservazione adesso ci sarà questa gara con la Fermana che non se la passa bene né come organico né come classifica, però è una gara diciamo ecco, da dentro fuori. Per quanto riguarda la Juve Stabia, la Juve Stabia è un discorso diverso, tanti debiti societari, tante difficoltà, però c'è la voglia di Langella di ricostruire un po' tutto, cambiato allenatore, è arrivato Pasquale Padalino. C'è Ghilassi come nuovo direttore sportivo, è entrato anche il fratello di Andrea Langella, Giuseppe, quindi tutto si fa in famiglia. Noi abbiamo titolato, noi di ViviCentro, Mannillo lascia, ex presidente Langella raddoppia, proprio per evidenziare che adesso ci sono due Langella al comando della Juve Stabia. Io dico che come discorso per Santo Padre, anche discorso per Langella, chi investe in questo momento nel calcio è un eroe. Lo si pensa in Serie A, Serie B, ma anche in Lega Pro, anzi forse a maggior ragione Lega Pro o Serie C, per quello che si voglia dire, perché la Lega sappiamo che si chiama Lega Pro, il campionato invece è campionato di Serie C. Perché diciamo ecco, con tanti difficoltà, non ci sono i tifosi, non ci sono gli sponsor come prima, investire è difficile, e in questo mi riallaccio anche al fatto che Carpi e Livorno dopo il Trapani potrebbero fare la stessa fine del Trapani e sparire dal panorama calcistico italiano. Ma ritornando al discorso nostro, la Juve Stabia invece ha avuto degli alti e dei bassi dovuto al fatto che comunque la rosa è stata costruita ex novo, l'80% sono calciatori nuovi, quindi è facile un discorso del genere non essere continui, però dobbiamo dire che per ora i 6 punti in 4 partite sono un bottino, niente male. Discorso diverso invece per il Perugia, caro Carmine. No, direttore, hai toccato un argomento scottantissimo già qui a Perugia, perché hai parlato dei presidenti, di questa doppia veste della presidenza della Juve Stabia. Invece qui a Perugia c'è un po' di fermento per i tifosi, è uscito già proprio mentre stiamo parlando un ulteriore striscione a Pian di Massiano contro purtroppo la presidenza. Qua invece si accusa troppo di una presidenza unica, un po' troppo accentratrice, tutto nelle mani, nonostante vi siano state, si dice, figure nuove, come ci sono state. Ieri ha parlato il direttore generale Comotto, e
per i tifosi non sono soddisfacenti queste figure, perché si dice poi alla fine tutto ricade troppo in un'unica organizzazione che porta un solo nome. Secondo te, un bene, alla luce anche di quello che dicevi tu, direttore del calcio, che oggigiorno comunque è un'impresa da portare avanti, quindi va gestita managerialmente, e può essere da un lato un bene, però vista dal lato dei tifosi c'è molta contestazione. Direttore, e prima di lasciarti la risposta, sempre secondo questo parallelismo, mi interessava, perché è molto, molto significativo, il fatto che proprio oggi qui sui vari social si diceva che se la situazione del Perugia fosse stata in una piazza del sud, ovvero sia una fine così disastrosa come quella dell'anno scorso, e un inizio, se possibile, ancora più disastroso quest'anno, già si sarebbe stato su Perugia in piazza. Mi rilascio al fatto del fatto di accentrare prima, voglio dare prima una risposta su quello di accentrare tutto nelle mani di una sola persona, di trovarle persone del genere ovviamente è difficile, però il calcio moderno di oggi ci dimostra come in tante realtà, soprattutto all'estero, non c'è più il presidente vecchia maniera, quello che un po' detto alla Napoli, no? Gestisce tutto De Laurentiis. In altre situazioni ci sono delle società dove c'è un consiglio di amministrazione, dove c'è un vicepresidente, un presidente, ci sono tante figure che prendono delle decisioni, anche la stessa Juve, no? Che vince tanto in Italia, comunque non è solo nelle mani di Agnelli, comunque ci sono diverse persone che decidono sul da farsi, quindi normalmente allo stato attuale accentrare tutte le sue mani di una sola persona non è positivo, però c'è dall'altra parte Santo Padre dice: vabbè, con i miei capitali posso fare quello che voglio, se mi sta bene bene, altrimenti no. Anche questo è un altro discorso da fare, e diciamo che alla luce del fatto che Trapani, che comunque è un capoluogo di provincia, sparisce, alla luce di un Livorno che comunque ha fatto la Serie A ad alti livelli, è arrivato altrettanto in livelli importanti con la Coppa UEFA, ricordiamolo, quindi diciamo una squadra che con Spinelli ha fatto davvero cose belle, rischia di sparire. E allora a questo punto io farei fare una riflessione ai tifosi sia del Perugia, come l'ho fatto fare anche quelli della Juve Sabbia, tenersi ristretti questi personaggi. È vero che ci vuole chiarezza e rispetto, e quindi capisco il tifoso che normalmente va a vedere il risultato, però diciamo, ecco, bisogna utilizzare anche un po' di calma, cercare di far capire che le cose non vanno bene, protestare, ma fino a un certo punto, perché poi altrimenti se questi si scocciano il capitolo si chiude e la musica finisce, ecco, possiamo dire in un certo senso. No, hai centrato appena, direttore, insomma, pur non vivendo la piazza in questo parallelismo, diciamo che abbiamo, penso, reso benissimo l'idea. Sulla prossima partita, invece, mi dicevi della Fermana, tu che conosci un po' comunque anche tutti gli altri gironi, non soltanto quello della Juve Stabia, che impegno sarà, considerando che sulla carta dovrebbe essere quello del rilancio, non solo per quanto avvenuto fino ad ora, ma anche per avversario giusto, e sì che hanno voglia di punti essendo ultimi in classifica, ma sì, cosa ci dici di avversario? Carmine, sicuramente questa è una gara da dentro fuori, è una gara diciamo che non piace a Fabio Caserta, perché avendolo conosciuto, quando c'è un po' di pressione addosso tende a non a commettere errori. Ovviamente io, per il bene del Perugia, che fra l'altro Perugia, ricordiamo, la tifoseria della Perugia e della Juve Stabia sono non gemellate, ma c'è una sorta di amicizia, quindi c'è una sorta di rispetto, e ovviamente non mi auguro in ulteriore scivolone, perché un ulteriore scivolone significherebbe addio a Fabio Caserta e quindi alle sue diciamo aspirazioni di confermarsi in una piazza importante come quella di Perugia, e poi sicuramente poi si darebbe là una crisi che assumerebbe dei contorni davvero pesanti per il Perugia. Di certo però sono quelle classiche partite dove c'è più pressione, ecco, sul Perugia che rispetto alla Fermana, perché la Fermana non ha quasi nulla da perdere, cioè nel senso andrà a Perugia in esterna, quindi già il fatto di giocare fuori casa già è un po' più difficile, non è obbligata fra virgolette a fare risultati. Perugia invece anche un pareggio potrebbe non bastare per far calmare gli umori e il nervosismo della piazza, quindi un Perugia che invece è obbligato a vincere e anche a convincere con un risultato abbastanza rotondo dopo il 5-1 subito dal Mato. Fra l'altro Mato, ricordiamo che è una diciamo
una costola del Verona, con il Verona che ha acquistato anche dei calciatori, fra cui ad esempio Vano, ex Carpi, l'ha girato al Mantova, un Mantova che comunque è destinato a fare un campionato altrettanto importante, se non più importante rispetto al Perugia, quindi la sconfitta ci sta. Il problema è che il 5-1 non ci sta, è una sconfitta abbastanza pesante, e non ci sta il 2-2 in casa con il Fano, seppur in rimonta, anche quello non ci sta. Se ci fosse stata per la vittoria con il Fano e un risultato meno pesante diciamo col Mantova, si potrebbe parlare di un diciamo di un discorso diverso, perché poi è arrivata comunque una bella vittoria ad Ascoli, non ce la dimentichiamo. Quindi però ripeto, in questo momento c'è grossa pressione, vedremo come diciamo come si svilupperà la gara. Il pronostico direbbe sicuramente uno fisso, però nel calcio purtroppo, soprattutto nel calcio di adesso senza tifosi, questa è un'altra cosa che dobbiamo evidenziare, soprattutto in Lega Pro, in Serie C, dove le regioni decidono di volta in volta se far entrare o meno comunque sì, i spettatori. Senza tifosi non c'è comunque pressione, anche se 1000 tifosi nello stadio Renato Curi sarebbero davvero pochissimi, mentre invece per dire 1000 tifosi in uno stadio come quello di Castellammare si sentirebbero, quindi c'è anche questo, 1000 potrebbero non bastare, però sai, avere già la curva, avere il sostegno legittimamente dei propri tifosi potrebbe dare quella scossa in più a questi ragazzi, ma purtroppo dobbiamo ancora aspettare, perché ci sono cose ben più importanti da pensare. In queste ore, direttore, a proposito delle regioni, si sta valutando le modalità di vendita dei biglietti di questi 1000 posti che la regione Umbria ha concordato ha dato il via, il permesso con, quindi diciamo che ci sarà questa prima atmosfera, seppur languida, perché 1000, come dicevi direttore, si sperderanno, ma si ricomincia ad assaporare insomma il gusto del ritorno, del rientro agli stadi. E allora è un fatto positivo questo, perché purtroppo in Campania ancora si continua a vietare l'apertura degli stadi, anche 1000 spettatori. Quindi diciamo, allora questo è un dato positivo, speriamo davvero che ci sia quella scossa giusta per questi ragazzi. Domanda secca invece, che viene un po' spontanea qui da Perugia, tu che conosci benissimo Ammenadito Caserta, secca è, vale a dire, è un integralista del 4-3-3, ma riuscirà anche ad adattarsi, perché alcuni interpreti provenienti proprio anche poi da anni di Juve Stabia come Elia possono e sono adatti al suo modulo, diciamo quello di base del 4-3-3, però altri a Perugia forse un po' di meno, pensiamo a Melchiorri, che c'è tutta una disputa fra centrale e laterale che invece poi si accentra, quindi su altri interpreti potrebbe anche rivedere il suo credo. E nelle sue corde rivedersi? Allora, io ti dico che a Castellammare ha fatto tutti i moduli possibili e immaginabili, quindi ottimo. C'è un'ottima notizia. Sì, tende a preferire il 4-3, se diciamo qualcuno gli dovesse chiedere, come un po' quando qualcuno ti chiede preferisci il dolce o il salato, lui dice il dolce, che nel caso suo è il 4-3, no? Però diciamo, ecco, è un allenatore che è anche camaleontico, forse in alcune circostanze anche troppo, dico, nel senso che cambia sempre spesso formazione, spesso uomini, proprio perché è un maniacale sotto questo aspetto, cioè gli piace vedere un po' le partite degli avversari, stabilire un po' come giocano, in base a quello impostare la squadra. Poi con i 5 cambi a Castellammare almeno ci ha abituato a dare un volto diverso anche alla squadra del primo tempo e alla squadra del secondo tempo, questa è stata la sua forza. È vero che quando è stato a Castellammare, soprattutto in Serie C, aveva un organico importante anche in panchina, Perugia di certo non è da meno, quindi anche su questo è un altro aspetto importante. Lui, diciamo che normalmente 4-3, oppure può fare una sorta di 4-4-2, però con il rombo di centrocampo, quindi con il vertice alto e il vertice basso. Però ecco, a lui serve proprio, cioè lui come modo di impostare la partita, a lui serve sempre il play basso, il centrocampista che manovra davanti alla difesa, e da lì parte un po' tutta la situazione. Ovviamente nel caso diciamo del Perugia c'è Burrai che lo sa fare benissimo, quindi su questo aspetto non ci sono problemi. Poi ti dico un'altra cosa, è un allenatore da 38 partite, cioè che dove voglio dire, se tu vai a valutare Caserta in 5-6 partite magari può anche non piacerti, se invece lo valuti su 38 partite alla fine vedrai che ha ragione, cioè in che senso, cioè lui col tempo trova sempre il vestito giusto per la squadra. Purtroppo nel caso della Juve Stabia è successo che con il lockdown c'è stato un altro campionato, di fatto c'è stato un campionato iniziale, un campionato formato da 10 partite,
e col discorso delle 10 partite lui ha bisogno di 4, 5, 6 partite per esprimersi al meglio, e lo sta facendo purtroppo anche lì a Perugia. Quindi dico, se la società è brava a puntare su di lui, è brava a proteggerlo, alla fine lo dico che avrà ragione. Quindi alla lunga Fabio Casetta ti farà togliere grande soddisfazione, almeno per quello che abbiamo visto a Castellammare. L'ha fatto, ripeto, l'anno della Serie B, le prime 6 partite si è sconfitto, poi è arrivata la vittoria a Trapani, da lì poi non si è fermata più, diciamo, la diversità. Pasto Burlai, direttore, visto che qui nell'ultima partita è stato molto contestato sulla doppia ammonizione, che tipo di giocatore è? Burrai è un giocatore sopraffino, io dico, cioè nel senso, un giocatore che nel suo ruolo meritava forse miglior fortuna, cioè miglior carriera, e questo sia là ci ha fatto che qualche infortunio gli ha tarpato le ali, ma soprattutto ha un po' il carattere, un po' il carattere particolare. Lui che è sardo, ma è sardo proprio doc, ha questa testardaggine, e alcune volte perde anche un po' la brocca, lo ha fatto vedere qui a Castellammare. Penso anche all'espulsione con il Mantova, dimostri come questo calciatore in alcune circostanze non riesce a controllarsi, però è un giocatore davvero, davvero importante a Castellammare. Ha fatto poco perché venne, diciamo, infortunato a gennaio, c'era comunque Fabio Casetta davanti, che aveva, c'era la Camera, un altro giocatore importante davanti, quindi ebbe poco spazio, però diciamo che è un giocatore che a Pordenone ha fatto vedere belle cose. Tra l'altro lo rimpiangono ancora a Pordenone, c'è qualche collega con cui ho parlato, non si capacita come mai la USA, cioè il Pordenone ha deciso di privarsi di questo calciatore, forse dovuto a logiche serie di mercato, c'è anche la volontà del calciatore, perché normalmente i matrimoni generalmente si fanno in tre, quando non c'è il rinnovo del contratto, perché anche la volontà del calciatore magari è pesata molto sulla decisione. Bene, direttore, direi che abbiamo fatto un bel excursus come primo, diciamo, appuntamento in video, come sì, come primo appuntamento in video, perché noi ci abbiamo trasformato questa che era una rubrica testuale in video, e cercheremo di portarla avanti così, se è un'idea che piacerà. Io nel frattempo ti ringrazio, direttore, ti lascio al tuo lavoro. Grazie, e ti lascio salutare. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci seguiranno, che ovviamente noi chiediamo a loro un loro parere su questa rubrica, se sono d'accordo anche con noi, perché diciamo il bello del calcio è proprio questo, che ognuno la vede alla propria maniera, e in tanti posso fare discussione anche pro e contro quello che noi ci siamo detti, però noi più o meno l'analisi in base alla nostra esperienza, in base a quello che noi vediamo, ripeto, cioè gli USA e Perugia sono molto legate da questo rapporto di tanti calciatori che adesso sono lì a Perugia. Tra l'altro poi domani parleremo un po' di Crialese, di Elia, quindi degli altri che comunque sono ancora in rosa, quindi ci sarà tanto ancora da parlare.